Allora, ragazzi, qui siamo una nuova puntata di Forza Horizon 3. Siamo nel nuovo campionato. Siamo nel campionato van contro utility. Quindi i van contro gli utili. Allora, il campionato dovreste più grande. Abbiamo il nostro bellissimo camioncino che ha un 6000 2W12 da 1130 kW. Possiamo trovare Lambo. Che roba? Bam bam bam. Un mostro, signore, continuiamo. Bam, molto bello da vedere. Mi è costato una roba senza senso circa 130.000 dollari o 180, non mi ricordo. Fino ad ora la prima gara l'ho vinta. Voi non l'avete visto perché l'ho provato io a telecamera spenta, giusto per provare un attimo una cosa. E vediamo come ce la caviamo con la seconda. Via. Dai maroni. Questa foresta pluviale non l'ho vinto perché io ho pochissima aderenza, avendo gomme abbastanza strette. E là! Miracolo! Davvero incontrollabile. Avendo gomme strettissime, ma una potenza pari a quella del Lamborghini, appunto. Cioè, slitta di continuo. Slitta in terza, slitta in seconda, slitta in quinta, in sesta. Cioè, lui praticamente, quando la natura ti dice di non slittare in quinta, ma tu non sei, sei poco studiato e slitti, stessa cosa. Oddio. Madonna. No, Madonna, che paura. Col terzo non va bene. Ricordatevi che Dubbox recupera sempre l'ultimo giro. Anche prima ha recuperato l'ultimo giro, l'ultima curva. Va là, va là. Oh, che botte. Cioè, vi rendete conto quando io sono questa da guidare? Cioè, non so se avete notato, spero, sì. Perché non è normale dover guidare così un van del genere. Cioè, è diventata una macchina da drift. Opla. Via, 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 via. Opla. Chiude il naso. Non si sa ancora come lui fa andare più di me. Forse perché io drifto sempre. Se avessi la massima aderenza andrei via con un missile. Che i freni sono utili quanto inutili. Cambia, cambia. Bravissimo. Beh, quando c'è l'aderenza è finita, eh. Perché in un attimo sono in 300. Guardate come slitta! No, non è possibile. Non è possibile guidare questa norma. Pensa averla nella vita reale, un mostro del genere. Piano! Vabbè, io ci ho provato, no? Vale come tentativo, vero? Sì. Cioè, è incredibile, ho rifatto la stessa identica cosa. Guarda che è molto difficile rifare lo stesso errore esattamente 2 volte. Il 3, beh, sarebbe stata l'apoteosi dell'errore. Secondo me sbaglio io a non frenare con le ruote dritte. Poi perché buttandola di traverso e poi frenando slitta. Forse ho detto una cagata ma giusta, eh. Cioè, io mi diverto come un matto, a slittare così, a driftare di brutto. Bravissimo. Voilà. Sì, infatti forse come ho detto io. Frenare con le rotelline dritte funziona di più. Voilà. Infatti stiamo facendo una gara molto più pulita. E boom! Yes, motherfucker. Primo, senza non troppi problemi. Dubbox con la coroncina. Spingo veramente tanto, eh. Spingo veramente, veramente tanto. Guardate che cerchi, cerchioni. Sono
Sono quasi al 93. C'è uno che ho visto uno al 560. Ho detto, ma non sia possibile. Cioè, quanto gioca sto qua? Sito, ma c'è una notellina. Ah, ho fatto qualche punto. Ok, allora adesso ci aspetta questo qua. Autostradale, però un circuito, io volevo gli sprint. Vabbè, a me piace più gli sprint, lo sapete. Ok. Non lo amo, sono mezzo qua, è un mostro. Cioè, veramente averlo nella vita reale, a me spacchi tutto. Campionato Horizon. Non me lo ricordo queste gare, perché forse non le ho neanche mai fatte. A livello estetico è molto old style, quindi a me piace abbastanza. Riesco quelli nuovi dietro. Via. Ma forse riusciamo ad andare abbastanza forte, eh? Viaggio 8500 giri fissi. Come ho fatto a sbagliare una cosa? Questa è una curva da fare tutta di traverso. Cioè, qualsiasi marcia tu sei, lui cambia, slitta. Adesso, cazzo, distruggo i freni. Ho una coppia mostruosa a livello di motore. Non so se avete visto come l'ho tenuta, poi ho mollato, fantastica. Ok, si è cominciato a capire come avevo guidato sta roba la penultima gara. Va bene, molto bene. Nell'amor di Dio, vai. Cioè, guarda come riprende. Cioè, mostruoso. Non fa tanto di velocità massima, eh. Adesso sono banane. Tende a sculare dietro quando uno frena. Cioè, non so se avete notato con quale capacità di controllo ho tenuto questa bestia. Adesso svita. Opla. Madonna. Voilà. Colpo di tacco, signori. Opla, grandissimo. Voilà. Questa volevo fare il Gadan, ma non me la sono sentita. Perché ho troppi punti, grande. Adesso posso andare un po' più forte. Voilà. Ultimo giro, senza nessun problema questa, perché è una gara molto più veloce e riusciamo a tenerla molto di più. Vediamo adesso inchiodo secco. Guarda. Non ce la facevo. Il giro non c'era così. Se parti il tachimetro, vabbè, non c'è un cazzo da fare. Con sto trombone davanti. Voilà. Frena. Però è un big block, penso. Anche se non è esattamente così, perché il big block sì esiste ed è così con volumetrico, ma io ho un turbo. Quindi principalmente tutta scena. Mi stanno riprendendo. Non hanno speranze. Sono entrato praticamente di traverso, grande da box numero 1. Anche stavolta, oserei dire. Allora. Fa un freddo bestia, signori. Da me nevica, classico, a Torino nevica sempre. Però 93, 94. Dai, fammi vincere la Lamborghini. Ci sono tante cosine così che mi... sapevo. Dai, 70.000. Non è male, abbiamo praticamente recuperato le spese. Che non faccio per guadagnare tanti soldi, ma per avere appunto un mezzo carino da guidare, poi tanto io li vendo. Ultima gara, signori, ultima gara nell'Outback, circuito 8 del deserto. Questo dove si corre. Bellissime queste cose qua. Boom bam. Dopo vediamo se riusciamo a farci un altro bellissimo campionato. Quale Abarth, però? Campionato Abarth.
Vediamo un po'. Di notte. Cioè, la cosa più odio di più. Permesso. Cioè, non so, io drifto. Per l'amor di Dio. Questa potrei anche perderla, sinceramente, ma non ho intenzione di perderla. Vai, 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 vai. Seconda piena. Ok, ok, bene, buono, buonissimo. Buono, 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 allargo, non prendo fuori, non fa niente. Qui la cannone. Preda. Chiodata termoatomica. Stringiamo, bravissimo, così possiamo staccare un pelo dopo di loro. La generazione così veramente è un mostro. Opla, il primo dov'è? Sono io il primo. Fammi schianto. Lo so che ho buttato via un sacco di punti. Un fracco di punti. Fare un giro per recuperarli, Vai, vai, grande. Derapata definitiva, guida pulita. Proprio. Sto spaccando praticamente tutto. Quello detto spinge, spingono questi. Io posso solo dare tanto in rettilineo, a livello di manovrabilità non sono un granché. Mi trovo molto meglio con altre macchine, d'altronde tanta potenza su una robina del genere, soprattutto scarico a livello del cassone, l'aderenza ne si sente veramente veramente tanto. Io però ho un bel po' di punti, che mi fa molto piacere, adesso li diamo un po' via. Mostro, sta roba qua è mostro. Ah, mi sono ricordato, non te l'aspettavi, eh? Attraverso una, attraverso l'altra, e via. Cannone frena. Bellissima frenata. Come sempre distruggiamo metà mappa. Ovviamente. Opla. Opla, via 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 via. Oh oh, beccati che curvettina. Drifterune. Sì, super, non me ne frega niente. Non ce la fai, non ce la fai. Ecco la statura, accelerò, via. Via 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 via, guardate che bestia. E voilà, shakalaka boom boom, shakalaka bam bam. Beh, bene bene, abbiamo vinto praticamente tutto, tutte le gare. Bestia, campionato completato. Con freddo cane. Non mi fai neanche girare. No, non mi ha fatto girare, vabbè, non importa. 25 milioni. Ok ragazzi, direi che l'appuntamento di oggi può finire qui. Spero che vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo campionato. Ciao a tutti da